Per me Spettacolare è una canzone molto importante perché è una canzone che racconta e vuole comunicare un messaggio altrettanto importante. Quindi l'ho scelta per Sanremo perché è una canzone che ha un messaggio importante da comunicare, ha bisogno di un palco altrettanto importante, no? Ha bisogno di un megafono, di una cassa di risonanza per dire qualcosa. Se lo avessi pubblicato senza il Festival di Sanremo, secondo me non gli avrei dato il giusto valore, no? La canzone, per quanto a tratti può sembrare una canzone d'amore, perché comunque poi alla fine l'incipit e il clam del brano è abbracciami che è normale, stringersi forte e spettacolare, perché è la frase che si ripete diciamo per tutti i ritornelli. La canzone non è una canzone che tratta una storia d'amore tra due persone. La canzone parla dell'amore per la vita e parla di come ci si deve rialzare dopo una forte caduta o dopo diverse cadute. All'inizio della canzone cito il Muay Thai, hai imparato a cadere con Sì. stile come fanno i di Muay Thai, perché secondo me siamo degli eterni lottatori, no? Chi vive è un eterno lottatore, si ritrova a lottare sempre contro gli ostacoli che la vita ti mette davanti. E quando cadi tante volte impari a rialzarti, ma soprattutto impari a cadere con stile. Quando cadi tante volte, cominci a capire dove mettere le mani per farti meno male, ecco. Sento ovviamente una responsabilità, no? La responsabilità per non deludere le aspettative che indubbiamente si creano, e una responsabilità nel non deludere la fiducia che mi ha dato Amadeus, che ha dato a me e che ha dato a questa canzone. Però io ho sorriso tanto quando c'è stato l'annuncio del nome, quando molti scrivevano chi è Maninni, no? Perché si è creato poi questo trend anche sui social, molto divertente. E a me ha fatto piacere, perché in realtà quando c'è qualcuno che tu non conosci, hai quasi voglia di scoprirlo, no? E questo mi dà la carica per affrontare il festival con una prospettiva diversa, con la voglia proprio di farmi conoscere e di mostrare quello che sono con questa canzone. Sanremo sicuramente è un grande trampolino di lancio, un punto di partenza, mi piace sempre definirlo così. Durante la settimana del festival uscirà Spettacolare, l'album, il 9 febbraio, ed è un album in cui all'interno ci sarà praticamente tutta la mia vita, no? Ci saranno le mie storie. È molto autobiografico, è il mio primo album, quindi ci credo molto. Esatto. Ed è un album molto variegato, ci sono canzoni che tu puoi ballare o pogare ad un concerto, canzoni che puoi cantare sotto la doccia mentre cucini, canzoni che puoi dedicare a qualcuno perché magari ti emozionano e vuoi dedicarle a qualcuno. Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto in questo disco, c'è la mia storia anche in termini musicali, proprio sonori, c'è proprio un sound, quindi sono molto soddisfatto. Le cose che non vedo l'ora di fare, la prima è giocare al Fanta Sanremo, ovviamente. E giocare al Fanta Sanremo, quindi essere molto partecipe. Mi E raccomando. la cosa che mi spaventa, le due cose che mi spaventano di più sono quasi banali, ma la prima è la scala. Ebbè. La seconda è che sono leggermente ipocondriaco e ho paura di ammalarmi con la Ok. settimana, quindi già adesso mi sto caricando di vitamine prima di arrivare lì.